Bentrovati a questa nuova puntata di Fashion Magazine TV. Oggi siamo venuti nella cittadina di Valle d'Olmo che con le sue risorse e le sue bellezze paesaggistiche si prepara a fare da cornice ad un'importante manifestazione fieristica, le Giornate dell'Agricoltura, giunto ormai alla sua 20ª edizione. Andiamo subito a scoprire le novità di quest'anno. Sindaco, la cittadina di Valle d'Olmo si prepara ad ospitare un evento di grande impatto e di grande importanza. Sì, è vero, questo diciamo che è un evento, quello della Giornata dell'Agricoltura, molto sentito tra la cittadinanza, anche perché è un evento che richiama parecchie persone che vengono da fuori per visitare la fiera, per quelle che sono le sue caratteristiche principali. La fiera si pone come vetrina di un territorio in particolare quello di Valle d'Olmo e del circondario, che è sostanzialmente caratterizzato da tre braccia. Fondamentalmente c'è una parte di attività che riguarda l'agroalimentare. Nel nostro territorio, e Valle d'Olmo in particolare, ci sono diverse filiere chiuse, sia per il vino, sia per l'olio, sia per la passata di pomodoro, sia per la pasta. Si tratta di prodotti che vengono per l'appunto coltivate nel nostro territorio e poi vedono la chiusura di filiera all'interno del territorio stesso, e sono davvero delle eccellenze, anche perché la tracciabilità di filiera è garantita. Quindi uno degli scopi di questa manifestazione è quello di valorizzare le eccellenze locali. Assolutamente sì. Le eccellenze locali che hanno un eccellente riscontro anche fuori dal nostro territorio e anche all'estero, con riferimento alle produzioni cui accennavo prima. Dicevo poi l'altro troncone che caratterizza la nostra fiera è l'artigianato. Anche lì noi abbiamo delle aziende che si contraddistinguono un po' nel panorama della loro specifica attività, perché producono per vendere non solo a quelle che sono le committenze locali, ma anche e soprattutto fuori dal territorio valledolmese. Che sarebbero poi anche gli antichi mestieri, quindi un modo anche per valorizzare queste attività ormai scomparse, che possono anche creare forza lavoro in un momento in cui c'è proprio questo problema dell'occupazione. Sì, certamente, si tratta di antichi mestieri, però sono degli antichi mestieri rivisitati in chiave moderna, ovviamente, vuoi per le tecnologie che vengono utilizzate, vuoi perché c'è una imprenditoria nuova, giovane, che è figlia magari dei vecchi artigiani di ieri, e oggi sono diventati dei veri e propri imprenditori. Poi una manifestazione a forte impatto anche regionale. Sì, questo infatti è proprio l'altro troncone che caratterizza la nostra fiera, che è proprio quello della meccanizzazione. Questa fiera è riconosciuta a livello regionale quale la principale per esposizione di mezzi agricoli, tutte le tipologie. Valle d'Olmo è riconosciuta ormai da 20 anni, siamo alla 20ª edizione. E allora, Sindaco, lanciamo un invito ai nostri telespettatori che ancora non dovessero conoscere queste giornate dell'agricoltura, questa importante manifestazione di Valle d'Olmo. Sì, invitiamo i visitatori di tutta la regione ad essere presente a queste giornate dell'agricoltura per conoscere le peculiarità del nostro territorio, per conoscere la fiera sì, ma per conoscere anche i tanti buoni prodotti che vengono coltivate qui a Valle d'Olmo, vengono trasformati a Valle d'Olmo, confezionati a Valle d'Olmo. Quindi si tratta di produzione di eccellenze per quanto riguarda l'agroalimentare, ma si tratta anche di produzione di eccellenze significative anche per quanto riguarda il comparto e il settore industriale. Valle d'Olmo è la fiera, sì, ma è anche un territorio sano, un territorio che merita di essere vissuto sicuramente più intensamente che non solo rispetto alla fiera. Allora, Sindaco, ricordiamo le date in cui i nostri telespettatori potranno visitare Valle d'Olmo con le sue bellezze paesaggistiche e degustare tutti i prodotti tipici del territorio. Sì, le date sono dal 28 al 30 aprile e l'1 maggio.
Sono 4 giorni intensi con un calendario molto fitto e vede anche dei momenti dedicati a quella che è anche la formazione. Quest'anno abbiamo deciso di settorializzare la parte conoscitiva, che sarà dedicata prevalentemente al vino. Sarà presente pure l'ordine degli agronomi, che organizzerà assieme al comune un importante evento formativo che riconosce la possibilità anche dei crediti formativi ai professionisti, e tratteremo un importante argomento all'avanguardia, che è quello dell'agricoltura 4.0. E adesso ci fermiamo qualche secondo per conoscere gli sponsor di questo servizio. Le giornate dell'agricoltura di Valle d'Olmo, dal 28 aprile al 1 maggio. Un evento in collaborazione con Banca di Credito Cooperativo di Valle d'Olmo, al servizio del territorio. Alessi Porte, azienda leader nel settore porte per interni, offre le giuste soluzioni per ogni tipo di ambiente. A Valle d'Olmo, www.alessiporte.it. La FB Plast è specializzata nella produzione di contenitori termoformati per uso alimentare certificati. www.fbplast.it. Oleificio Mancuso, il piacere di portare sulle vostre tavole un olio di qualità. Oleificio Mancuso, si trova a Valle d'Olmo. www.oleificiomancuso.it. Castellucci Miano Viticoltura di Montagna. Coltivazione di uve Catarratto e Pericone. Vini DOC Valle d'Olmo, Contea di Sclafani. Cilano, da oltre 70 anni, soluzioni in legno. Confezioni in legno per il vino, infissi, arredi, scale e strutture. A Valle d'Olmo. Ristorante e pizzeria Il Girasole di Rosario Mulè. Il pizzaiolo primo classificato nel campionato mondiale del 2011. Il Girasole, a Valle d'Olmo. Fiori e decori di Lidia Traina. Addobbi floreali per ogni ricorrenza, piante, fiori e composizioni artistiche. Fiori e decori la trovate ad Alea e Valle d'Olmo. Le giornate dell'agricoltura di Valle d'Olmo, dal 28 aprile al 1 maggio. Ma scendiamo adesso un po' più nel dettaglio di questa manifestazione per capire come è organizzata. Ne parliamo con l'assessore all'agricoltura, Carmelo Runfola. Assessore, protagonista indiscussa di questa manifestazione, l'agricoltura con le sue attrezzature, i prodotti artigianali e i prodotti locali. Sì, allora l'agricoltura nel nostro territorio ha un carattere fondamentale, perché riusciamo a chiudere una filiera a tutto punto, perché i nostri cittadini per la prevalenza hanno delle aziende agricole e coltivano dei prodotti che vanno dal grano alle leguminose, all'olio e ai vigneti. Poi riescono a chiudere la filiera, abbiamo diverse aziende che si occupano della salsamenteria e della trasformazione del vino, e abbiamo poi la pasta. Tutti questi prodotti per quanto riguarda l'agroalimentare. Poi siamo molto affermati per quanto riguarda l'artigianato, abbiamo diverse aziende che riguarda l'alluminio, gli infissi e il legno e le ceramiche, dove nel nostro territorio hanno una presenza molto rilevante. La fiera, che si articola nei giorni dal 28 al 30 aprile e il 1 maggio, riveste un carattere fondamentale perché è giunta alla 20ª edizione e ogni anno riveste un ruolo fondamentale. La fiera è articolata sia sotto il punto di vista dell'agroalimentare sia dal punto di vista dell'artigianato, dove raggruppa espositori sia valledolmesi ma che provengono da tutta la Sicilia e non solo, dove c'è un'esposizione molto affermata di macchine e attrezzature agricole, un'esposizione dell'allevamento del bestiame. In più ci sono prodotti anche dell'artigianato, sia legati al nostro territorio che anche di altro tipo. Poi noi faremo nei 4 giorni diversi incontri, sia dal punto di vista dell'agroalimentare sia dal punto di vista del vino, perché quest'anno vuole avere un ruolo fondamentale il vino e tutto quello che ne concerne attorno. Anche perché ci sono delle cantine importanti sul territorio di Valle d'Olmo. Sì, abbiamo la nostra cantina di Valle d'Olmo, la cantina Castellucci Miano. È una manifestazione che raccoglie tantissimi visitatori, oltre ad avere l'adesione ovviamente della cittadina di Valle d'Olmo. Questo consente anche di valorizzare il turismo e di far conoscere la cittadina a tantissime persone anche di fuori.
Sì, assolutamente. E Valle d'Olmo ormai è un biglietto da visita per quanto riguarda la Fiera dell'Agricoltura. Abbiamo una mole di visitatori molto, molto intensa nei 4 giorni della fiera. Lanciamo un invito ai nostri telespettatori in occasione appunto di questo importante evento fieristico. Allora, siete tutti invitati assolutamente a venire a Valle d'Olmo nelle giornate del 28, 30 aprile e 1 maggio per venire a vedere, a visionare con i vostri occhi la realtà di questa 20ª edizione con tutti i nostri prodotti, sia per quanto riguarda l'agricoltura in generale, l'agroalimentare, l'artigianato e l'allevamento. Le giornate dell'agricoltura di Valle d'Olmo, dal 28 aprile al 1 maggio. Un evento in collaborazione con Arredare casa è più facile, con Alesse Arredamenti. Ti aiuteremo a trovare la soluzione ideale ad ogni tua esigenza, con professionalità e competenza. Alesse Arredamenti, da oltre 40 anni, nel campo dell'arredamento, a Valle d'Olmo, in via degli Orti numero 3. All'Agriturismo Rinella di Valle d'Olmo potete degustare tutti i prodotti tipici del territorio, produzione propria di ceci e lenticchie. Trovate anche camere confortevoli con piscina per un soggiorno rilassante e un orto didattico aziendale. Vi aspettiamo a Valle d'Olmo. CST Metalli di Castro Giovanni Salvatore esegue lavori di carpenteria metallica, riparazione e costruzione di attrezzature agricole, infissi in ferro, carpenteria leggera, lavori in ferro battuto. CST Metalli. Dal 1940 lavoriamo con professionalità. Siamo a Valle d'Olmo, in Contrada Crete. Il Punto Verde di Vincenzo La Rosa vanta un'esperienza trentennale. Nel nostro punto vendita, oltre all'assistenza tecnica, trovate prodotti per l'agricoltura, concimi, sementi, fitofarmaci, piante ornamentali e da frutto, vasto assortimento di piantine da orto per lobbistica. Ci trovate a Valle d'Olmo, in via Vittorio Emanuele III 91. La passata, prodotta dalla cooperativa Rinascita, non contiene additivi né conservanti e ad elevata densità e concentrazione. Proprio per questo esprime al meglio le caratteristiche organolettiche, qualitative e nutrizionali del pomodoro tipico siciliano. La cooperativa Rinascita si trova a Valle d'Olmo in Contrada Rovitello. Punto Auto di Vallone Vincenzo. Nuovo e usato plurimarche. Auto selezionate e controllate per garantirvi il meglio. Finanziamenti agevolati e personalizzati. Autolavaggio self-service. In via Falcone e Borsellino a Valle d'Olmo. Autoservizi Lo Iacono. Presente sul territorio per soddisfare ogni vostra esigenza di viaggio. Escursioni, feste, transfert, tour per qualsiasi destinazione. Minibus e autobus da 8 a 55 posti con tutti i comfort. Sicurezza, cortesia, comodità, professionalità. Scegli Autoservizi Lo Iacono.